Per presentare la lista al Consiglio Comunale, non avendo noi apparati dietro le spalle, né CAF né gli altri mezzi per raccogliere le firme, e anche per avere un maggior rapporto con la cittadinanza e fare conoscere il nostro progetto, abbiamo chiesto al Comune di autorizzare un banchetto informativo per raccogliere le firme e anche per fare campagna elettorale. Ci eravamo portati un megafono, eravamo in tanti, anche alla luce degli ultimi fatti, dall'approvazione del PUA alla notizia della svendita di Piazza Europa alla società della famiglia Virlinzi, abbiamo voluto fare un atto simbolico per riscenare una svendita della statua di Vincenzo Bellini proprio nell'area che c'era stata autorizzata dal comune per poter svolgere il banchetto. E allora con un megafono è uno di noi travestito da quello che noi abbiamo definito Maurizio Biancanelli, ovvero il sindaco di sintesi delle aree politiche che vuole la privatizzazione dei beni comunali, ecco, abbiamo inscenato questa svendita e i cittadini, le cittadine hanno incominciato a partecipare facendo le loro proposte per quest'asta, che chiaramente se veniva venduta la statua dei cittadini normali costava 10, se veniva venduta ai cavalieri del lavoro, ai comitati d'affare, a Virlinzi o a Ciancio sarebbe costata 5, addirittura sarebbe stata data gratuitamente. Non appena inizia questa messa in scena, durante il mio intervento, che al di là di tutto burocraticamente sono candidato sindaco, quindi un'azione ancora più grave, arriva immediatamente la squadra mobile, arriva la Digos che interrompe il mio intervento al megafono, dà una brutta manata a un cineoperatore, vengono identificati vari candidati al Consiglio Comunale, viene identificato il nostro assessore designato ai beni comuni e alle società partecipate che è Sara Giorlando. Loro hanno giustificato quell'intervento dicendo che c'era stata una segnalazione anonima per imbrattamento della statua. L'imbrattamento della statua significava in sostanza che una attivista, diciamo, di Catania Bene Comune, una compagna di Catania Bene Comune, aveva affisso con dello scotch la carta in piga, non neanche lo scotch quello trasparente, un cartello vendesi alla statua di Vincenzo Bellini. È una cosa di una gravità inaudita. Voi immaginate se Enzo Bianco, Raffaele Stancanelli, Maurizio Caserta, Lidia Adorno o Tuccio D'Urso, questi candidati vanno in giro, prendono un megafono e giustamente fanno la loro campagna. Ma interviene la polizia. È un attacco incredibile alla democrazia di questa città, che non ci possiamo permettere di sopportare. Allora chiediamo a tutte le forze politiche, chiediamo alla prefettura e alla questura di censurare immediatamente quello che è successo, perché noi zitti non ci staremo.